Ciao a tutti, sono Federica Lovato e su invito di Roberto Russo, il mio editore, vorrei consigliarvi dei libri da leggere in questo periodo in cui magari abbiamo un po' più di tempo. Sono due libri della stessa casa editrice, cioè Nero Editore, e sono Realismo Capitalista di Mark Fisher e Iperoggetti di Timothy Morton. Sono due libri che, sebbene siano di due autori diversi, io ho trovato affini. Leggendo per primo Realismo Capitalista, che è il libro più vecchio dei due, questa è un'edizione del 2019, si vede come l'autore fa un'analisi di quello che è il sistema capitalista e capiamo come esso abbia pervaso qualsiasi universo del pensabile. Non siamo più in grado di pensare a un'alternativa a questo sistema. E così anche gli iperoggetti, come descrive l'autore, sono ovunque, sono dentro di noi. E vi leggo una parte per farvi capire come li concepisce lui. In un certo senso possiamo dire che l'ego è butterato da tracce di iperoggetti. Siamo tutti bruciati dai raggi ultravioletti. Siamo fatti di acqua, proprio come la terra, e di acqua salata come gli oceani. Siamo poemi che hanno come tema l'iperoggetto terra. Quindi questo secondo me sintetizza un po' il libro. E altro motivo per cui li ho trovati affini è che Iperoggetti è la prova della ragione che aveva Fisher, perché lui fa una critica a questo sistema distorto che crea degli squilibri sia a livello sociale che a livello ambientale soprattutto, e nonostante questo libro sia appunto del 2009, quindi di più di 10 anni fa, siamo ancora qui, stiamo vivendo ancora in questo sistema che ha portato a degli squilibri ambientali di cui parla Morton. E quindi aveva ragione, non siamo riusciti a trovare un'alternativa. E sicuramente non sono quei libri di facile lettura, però ci si può dedicare un po'. E buona lettura e grazie. Buongiorno a tutte e tutti, grazie Roberto Russo per avermi invitato a dare dei consigli di lettura in questo periodo di reclusione. Il tema è l'ambiente e il primo saggio di cui vorrei parlare è quello di Timothy Morton, Noi esseri ecologici, edito dalla Terza nel 2018. Morton in questo saggio ci invita a riconsiderare il concetto di natura non più da un punto di vista antropocentrico, ma da un punto di vista della natura stessa. E si interroga su che tipo di relazioni intratteniamo con la biosfera, non in quanto individui della specie Homo sapiens, ma in quanto oggetti naturali. Il secondo libro di cui vorrei brevemente accennarvi è quello di Telmo Pievani, La Terra dopo di noi, edito da Contrasto nel 2019, al cui interno ci sono le fotografie di un fotografo naturalista, Franz Lanting, che cerca di riproporre una terra dopo la nostra scomparsa. E infatti Pievani si immagina una terra selvaggia, indomita, e grazie alle fotografie di questo fotografo naturalista possiamo prendere visione di che cosa accadrebbe se la nostra specie scomparisse e che cosa accadrebbe alla biosfera nel momento in cui Homo sapiens smettesse di distruggerla. Sono Nathan Feltrin, ho scritto per Graf Edizioni, e durante questa quarantena ho riletto il libro Il nome dell'orso di Matteo Zeni, il Piviere editore, e è un libro che raccomando perché in breve non soltanto racconta l'interessantissima storia di come gli orsi sono tornati sulle Alpi italiane, ma attraverso una narrazione circa la relazione tra l'essere umano e l'orso bruno nelle Alpi, ricostruisce il nostro problematico rapporto con le alterità animali, sia da un punto di vista storico-culturale che da un punto di vista ecologico ed etologico. Quindi è un libro che assolutamente raccomando se vogliamo capire un po' di più che cosa significa coesistere su un pianeta finito con altri esseri viventi. Buongiorno a tutti, sono Samuele Strati e vi presento molto in breve alcune letture che in questo periodo potrebbero essere interessanti. La prima è questa: Il significato dell'esistenza umana di Edward Wilson. Si tratta di un saggio che tenta di analizzare appunto il significato della nostra esistenza a partire da una concezione non finalistica della presenza umana sulla Terra.
Il libro contiene una serie di riflessioni su vari temi, tra cui quello del rapporto tra uomo e ambiente. Si tratta di una lettura piuttosto breve, anche abbastanza semplice, quindi assolutamente, io credo, alla portata di chiunque. Se invece preferite il romanzo, il mio consiglio è questo: La mia famiglia e altri animali, che è sicuramente il testo più conosciuto di Darrell e che è in realtà soltanto il primo di una serie di tre libri, quindi questo e altri due, che si intitolano L'isola degli animali e Il giardino degli dèi, in cui lui racconta la sua infanzia, o meglio quella parte di infanzia che trascorse con la sua famiglia sull'isola di Corfù. Siamo negli anni 30, siamo tra il 1935 e il 1939. Il libro è ricco di aneddoti, anche piuttosto umoristici, sugli animali e in generale sulle forme di vita dell'isola. Colgo poi l'occasione per presentarvi in due parole il progetto Semi per il Futuro, che abbiamo realizzato e stiamo realizzando noi dell'Associazione Gallina in Fabula in collaborazione con la Grafeit Edizioni. Il progetto consiste in una collana di 6 volumi incentrati sul tema del rapporto tra uomo, ambiente e animali, di cui 6, di cui 4 già editi. Sono questi. Li trovate sul sito dell'editore. Ogni volume raccoglie da 2 a 3 saggi brevi scritti da giovani studenti e giovani ricercatori. Lo scopo è infatti quello di offrire uno spazio alla ricerca giovane, ecco, e in ogni caso di tentare di fornire un contributo su questi temi che oggi appaiono più che mai importanti, ecco. Concludo ricordando che il ricavato della collana verrà impiegato dalla stessa associazione per proseguire le attività di studio. Grazie per l'attenzione.